Un saluto a tutti i lettori di HD Blog e benvenuti a questa video recensione dedicata a Yaiba Ninja Gaiden Z. Ogni videogiocatore che si rispetti conosce a menadito la storia di Ninja Gaiden e soprattutto del protagonista Ryu Hayabusa. Il ninja più famoso del mondo videoludico ha saputo appassionare gli utenti grazie a una serie di titoli caratterizzati da un gameplay incredibile misto ad un'intelligenza artificiale particolarmente impegnativa e un level design in grado di sprizzare verve da tutti i pori. La partenza di Itadaki dal team di sviluppo ha però causato una falla importante, tanto da causare un vero e proprio smarrimento nel gruppo di programmatori, i quali sono riusciti a trasformare una formula vincente in un prodotto al limite dello scadente. Team Ninja decide di giocare la carta dello spin-off. Yaiba Ninja Gaiden Z è infatti un titolo a sé stante, in cui troviamo un nuovo eroe, Kamikaze Yaiba, intento ad affettare zombie e cercare di assassinare il nostro amato Ryu. Il tutto condito da un motore grafico in cel shading davvero ottimo, ma purtroppo non privo di difetti. Ma procediamo con ordine. Come appena detto, Kamikaze Yaiba è un cacciatore di ninja. Il suo obiettivo è la testa del niente popò di meno che Ryu Hayabusa, vero e proprio super guerriero dalla spada affilata. Proprio la lama brandita dall'eroe di mille battaglie scandisce la vita di Yaiba, il quale si ritrova affettato per bene, con tanto di braccio e testa staccati dal corpo. La morte del protagonista sancisce però la trasformazione di Yaiba in un vero e proprio cyborg. Dopo 2 settimane, infatti, il combattente si risveglia in un corpo robotico, ovviamente agli ordini di 2 nuovi padroni, Miss Monday e El Gonzo. Yaiba viene quindi spedito in Russia allo scopo di indagare su una misteriosa infezione che ha trasformato le persone in morti viventi. Inoltre, nella zona sarà presente anche Hayabusa, di conseguenza la possibilità di prendere 2 piccioni con una fava sembra particolarmente elevata. La trama non è certo di pregiata fattura, ma siamo comunque rimasti sbalorditi dal contesto fuori di testa e privo di ogni logica in cui Yaiba sguazza in maniera naturale. Sboccato, rude e poco sveglio sono forse le caratteristiche principali del nuovo protagonista. Potremmo quasi affermare di trovarci al cospetto di una figura molto simile a Deadpool. L'epopea di Yaiba vi accompagnerà circa per 5-6 ore, proponendo quindi una longevità non proprio marcata. È bene sottolineare che terminando il gioco sarà possibile sbloccare la modalità arcade. Le meccaniche di gioco si basano su una serie di feature viste nei capitoli precedenti, il tutto impreziosito da una velocità d'azione davvero incredibile. Yaiba non può saltare o utilizzare armi a lungo raggio, ma ha comunque a disposizione 3 tipi di attacchi differenti, il tutto scandito da un tasto per schivare i colpi avversari e un altro per parare. Il ninja può quindi decidere di sfruttare colpi lenti e pesanti tramite il proprio braccio bionico, alternati a pendenti e rapidi grazie alla propria spada, oppure ripiegare su un'offesa di zona tramite la catena in dotazione. Ogni colpo può essere concatenato ad un altro, cambio di arma compreso, e di conseguenza sarà possibile contare su combo sempre diverse e soprattutto devastanti. I combattimenti vengono inoltre impreziositi dalla possibilità di mutilare i poveri morti viventi e sfruttare quanto appena raccolto come arma contundente. Sarà quindi necessario attivare una speciale esecuzione tramite il più classico dei Quick Time Events, dopo aver indebolito il malcapitato nemico. A uccisione avvenuta sarà quindi possibile raccogliere quanto droppato dallo zombie ed equipaggiarlo al proprio alter ego virtuale. Spesso e volentieri gli arti sono dotati di poteri elementali, peculiarità particolarmente utile per falciare gruppi di nemici e superare alcuni semplici puzzle. Imitando Sub-Zero di Mortal Kombat è possibile strappare la spina dorsale di una sposa zombie e utilizzarla come frusta elettrica. La vera quintessenza del sistema di combattimento risiede proprio nella possibilità di concatenazione degli appena citati effetti elementali, in grado davvero di donare reazioni differenti e soprattutto a catena se utilizzati sullo zombie giusto. Docce di fuoco, tempeste di fulmini o cristallizzare il nemico sono solamente alcuni degli effetti disponibili. Tutta questa beltà viene però irrimediabilmente sporcata dalle continue situazioni caotiche che infestano Yaiba Ninja Gaiden Z.
L'intera avventura è in pratica riassumibile in una serie di scontri uno dietro l'altro, aumentando di fatto il numero dei nemici e inserendo continuamente razze di zombie sempre nuove. In verità non abbiamo riscontrato un numero così importante di generi di cattivi, anche se ammettiamo che alcune tipologie ci hanno strappato più di un sorriso. L'alto tasso di nemici e la velocità degli spostamenti di Yaiba causano non pochi problemi al giocatore, il quale spesso e volentieri si troverà immerso in situazioni talmente caotiche che in alcuni casi sarà completamente impossibile capire cosa stia accadendo attorno al protagonista. Destreggiarsi tra gli zombie non significa dover necessariamente impadronirsi del sistema di controllo o partorire fini tattiche militari. Basta avere solamente una buona dose di fortuna, soprattutto nei momenti più complicati. Inspiegabilmente, infatti, molti scontri intricati si trasformano in fasi semplicissime da gestire in maniera completamente inspiegabile. L'attenzione deve essere però sempre posta al massimo livello. Gli Aiba infatti non possiedono una resistenza fisica particolarmente elevata, di conseguenza sarà necessario schivare o parare quanti più colpi possibili per non rischiare di cadere in una morte prematura. È comunque presente un sistema di livellamento del personaggio, utile all'acquisizione di nuove mosse e combo ancora più devastanti. Il tutto però passerà presto in secondo piano, quando ci si accorgerà che le mosse base risultano sempre quelle più sicure e in grado di attivare la modalità Berserk, l'abilità che rende Yaiba invincibile per un determinato periodo di tempo e più cattivo che mai. Poco da dire sui puzzle e sui momenti platform proposti, davvero di poco spessore e completamente anonimi. Un vero peccato quindi. I ragazzi di Spark avrebbero potuto sfruttare al meglio quanto proposto con un pizzico di attenzione in più, magari volgendo i riflettori sia sugli enigmi da risolvere e sui momenti di esplorazione. Ovviamente anche lo stesso sistema di combattimento doveva essere limato alla perfezione. Il comparto tecnico di Yaiba Ninja Gaiden Z risulta interessante, ma purtroppo malamente implementato. La decisione di scegliere un motore grafico completamente in cel shading è senza dubbio azzeccata, purtroppo però sporcato da texture poco convincenti e soprattutto modelli poligonali davvero poco fini. Inoltre abbiamo riscontrato continui effetti di pop-up dei nemici e compenetrazioni di ogni sorta. Buono il comparto audio, in grado di sposarsi perfettamente con lo stile di gioco, ma senza comunque brillare di luce propria. Yaiba Ninja Gaiden Z avrebbe potuto dare una sferzata a una serie ormai allo sbando, alla continua ricerca degli antichi splendori. Il combat system possiede quella verve particolare che solamente pochi titoli di questo genere riescono a dare. Purtroppo però il caos prende presto il sopravvento, mettendo in secondo piano quanto emerso di buono e delineando una sorta di confusione incredibile. Tecnicamente parlando, abbiamo storto il naso davvero troppe volte, il tutto a causa di notevoli imperfezioni e lacune visive. In definitiva, Yaiba Ninja Gaiden Z entra di diritto nella cerchia dei grossi sprechi. Un vero peccato, dal momento che quanto proposto dal team di sviluppo di casa Spark possiede alcuni elementi davvero interessanti, soprattutto a livello di combat system. Per questa breve video recensione è tutto, grazie per essere stati con noi e vi aspettiamo sulle nostre pagine di games.hdblog.it.